La delegazione di Ischia aveva trovato disponibilità presso il Bellevue. Il Bellevue, un prezzo eccezionale, una ospitalità eccezionale, perché tutto compreso, cosa che negli alberghi Ma non tra l'altro ho chiesto succede, proprio dalla società chiesto di dalla società. avvicinarsi agli stadi, ai campi di gioco. Si erano organizzati un wifi in tutte le stanze, si erano organizzati con la signora che doveva pulire le stanze, aveva assunto del personale, la signora ai piani, il cameriere, il cuoco, ci si era organizzato in un certo modo. Cioè questi signori non solo non si sono presentati, ma non hanno avuto né, non dico il buon senso, la buona educazione, e metto tra virgolette la buona educazione di avvertire la direzione del Bellevue. Ma non lo so chi si assume questa responsabilità. Io più tempo passa, più mi rendo conto che questi signori con noi non ci vogliono avere a che fare. Ci prendono solo per i fondelli. Quella è la realtà dei fatti, caro Enrico. È evidente che c'è un distacco tra chi gestisce la segreteria e il tutto e la società. È evidente che non c'è, non dico feeling, tra la piazza Ischitana e la società. Non c'è legame. Non c'è nessun ischitano che faccia da collante o da portavoce tra società e tifosi ischitani. Questa è la verità. Poi si È parla, inutile prendersi in giro. e poi si dice che l'Ischia ha solamente 500-600 spettatori. A Ma noi glielo Barano, abbiamo dimostrato. per la partita tra Barano e Ce n'erano di Afragola, più. Di ce n'erano di più. più. Di più. Avete fatto perdere l'amore per l'Ischia Calcio. La colpa è vostra, non ci stanno sani. Io sono inviperito dopo quello che ho visto e subito ieri. Sono inviperito. Andate via. Questa è una responsabilità che mi assumo Vabbè, io. l'ha detto prima Nicola E l'ha Califano. detto anche io. Mi associo a quello che ha detto Nicola Califano. Per i danni Basta. causati, fino ad oggi siete da primo posto. Finite il campionato e sparite per E te ne sempre. dico un'altra. Il Bellevue aveva avuto in carico dall'amministratore del Lecce per organizzare il ritiro, l'ha rifiutato. Oggi mi auguro che se è vero che non sono andato al Bellevue senza avvertire, senza niente, il Bellevue faccia causa all'Ischia Calcio, perché mo basta, questi signori stanno rompendo, questi signori non sono degni di venire a Ischia. Eravamo tutti quanti convinti in un risultato positivo, ma risultato positivo non si intende il pareggio, si intende la vittoria. Noi eravamo convinti della vittoria dell'Ischia. Invece ci siamo vergognati. Un giocatore che ha problemi di ginocchio zoppicava, un giocatore che non riusciva a camminare, un giocatore che deve venire, viene da tanto lontano, ma non come distanza, ma da tanto lontano come esperienza e come tutto, che doveva dettare delle regole, doveva dettare dei tempi, si è vista la partita, cosa che non ho fatto io. Io dopo il 3-0 non l'ho visto più la partita, lui invece se l'ha vista tutta. Alla fine vengo a sentire l'allenatore che mi viene a dire noi il primo tempo non siamo scesi in campo. C'è da vergognarsi.